quindi la politica diventerà un'altra cosa, ecco perché hanno paura. E allora in piano con l'ico, non abbiamo programmi, non abbiamo, siamo un programma, siamo, ognuno di noi è un programma, nasciamo da un programma. Le 5 Stelle sono programmi, siamo solo programmi, siamo rete. Noi uniamo le intelligenze più straordinarie del mondo su un problema e risolviamo il problema. Non noi, ma la rete. Migliaia di persone, migliaia di ingegneri, architetti, progettano magari il centro di una cosa, si prende e si replica qua una mobilità. Che fanno è quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Ha preso lo stipendio di 20.000 euro, l'ha reclutato del 70%, ha preso questi soldi, hanno aperto una partita di giro nel bilancio della regione, quindi non del conto del Movimento 5 Stelle. Trovano i soldi per i sommergibili, per i cacciabombardieri e intanto al comma 5 del paragrafo 7 tolgono 400 milioni all'università, 1 miliardo di euro all'evasione fiscale del concessionario delle macchinette slot machine. Non l'ho mica fatta io, hanno evaso il fisco per 98 miliardi. Bene, il colonnello che ha fatto l'indagine per rilevare questa evasione fiscale è stato trasferito. Ecco com'è oggi lo Stato. Non abbiamo i soldi, ce l'abbiamo sì. Abbiamo 120.000 persone, la popolazione della Val d'Aosta, che ha una pensione che va da 4.000, da 10.000 euro a 90.000 euro al mese, 90.000 euro al mese. Siamo in emergenza, andiamo da questi, diciamo, signori, vi diamo 4.000 di massimo, un attimo, 4.000, prendiamo la differenza, sono 7 miliardi, li mettiamo in un conto di una banca di Stato. Bravissimo. E qui c'è una banca di Stato. Sì, come i francesi, vogliono fare una banca di Stato, dove il presidente diventa presidente onorario della banca di Stato. E con questi soldi facciamo un reddito di cittadinanza. Abbiamo bisogno di questo, che nessuno si deve ammazzare perché non trova il lavoro, nessuno deve morire perché lavora, nessuno deve suicidarsi perché non ce la fa. Basta, basta. Noi dobbiamo dare il tempo alla gente di salvarsi la vita adesso, e un reddito di cittadinanza ce l'ha tutta l'Europa tranne noi e la Grecia. Non inventiamo niente, i soldi li troviamo. Garantiamo 3 anni uno stipendio di 1.000 euro a chiunque, a chi perde il lavoro, a chi lo cerca, in modo che non sia un frustrato tutta la vita. Ma che cosa vuol dire il lavoro? Che cos'è questa parola che col lavoro si sta frantumando tutta la cultura del lavoro che c'è stato in centinaia di anni? Cos'è lavoro? Il lavoro cos'è andare a cavare il carbone a 1.000 metri nel Sulci? Il lavoro qual è? Che mio figlio che ha laureato con un master deve andare in un call center a lavorare per 400 euro al mese? Quello non è lavoro! Il lavoro è un'altra cosa! Il lavoro deve essere retribuito per le tue capacità, deve avere il tempo di cercarle, se no diventi un frustrato. Dovremo operare sugli uffici di collocamento, ci metteremo i cittadini dentro gli uffici di collocamento, controlleremo con la rete, ma devi avere il tempo di trovarti qualcosa che è più consono per te, non accettare qualsiasi cosa. Guarda che il lavoro è questo, con la Bolkestein, noi dobbiamo discutere tutte queste leggi che ci hanno frantumato. La Bolkestein, qualsiasi, la libera circolazione del lavoro, la libera circolazione delle compagnie che arrivano, la libera circolazione. Allora vai a vedere nei grandi lavori, c'è l'appalto, l'Impregilo, la più grande azienda, ed ecco, l'Impregilo è un ufficio con una segretaria, prende l'appalto, si carica il 30%, lo dà il subappalto, e il lavoro sporco lo fa una ditta rumena. Poi vai in Romania e vedi che non ci sono ditte rumene che fanno gli appalti, sono ditte ucraine. Vai in Ucraina sono le ditte georgiane, vai in Georgia sono il Tagikistan, vai in Tagikistan ci sono quelli del Bangladesh, vai in Bangladesh sono gli ultimi. Questo è, ma erano più democratici quando non c'era la democrazia, i romani con gli schiavi. Costavano 10 volte di più, ma ne avevano rispetto perché era un capitale investito. Adesso non abbiamo neanche rispetto per il lavoro, e poi dicono che io voglio sciogliere i sindacati, CISL e CGL, quando parlo di grandi sindacati, che sono esattamente come i partiti, hanno partecipato allo sfacelo di questo paese insieme a tutti i partiti. Non parlo dei piccoli sindacati, dove i lavoratori entreranno nella proprietà delle aziende, come in America, negli Stati Uniti, come in Germania, dove gli operai sono dentro il CDA e decidono. Ci sono esempi che io ho pubblicato oggi sul blog di aziende dove sono entrati i cittadini, i lavoratori nel CDA
e sono stati i lavoratori a decidere la prevenzione e la sicurezza sul cantiere e non è morto più nessuno, porca puttana! E allora, mancano 1200 morti per lavorare! Ma stiamo scherzando, questo è un paese da rifare, abbiamo bisogno di un progetto, una visione, non solo cambiare la classe politica, non ce ne frega niente cambiare la politica. Questa è una, se noi blocchiamo il petrolio e facciamo le rinnovabili in 20 anni, ci metteremo 20 anni a fare energia con lì, partiamo adesso, con due righe di politica, due righe, entro 2040 tutta l'energia sarà fatta con le rinnovabili, partiamo adesso, spostiamo le tasse. Spostiamo le tasse, né abbassarle né aumentarle, le spostiamo dal lavoro, dagli investimenti, dalla piccola produzione, dal piccolo imprenditore e le spostiamo da chi consuma molta energia e chi consuma molti materiali. Noi possiamo fare le stesse cose domani mattina con metà materiale e con metà energia e con metà lavoro. È di questo che discutono i politecnici svizzeri, i tedeschi. La politica la fanno gli ingegneri, gli architetti, la fanno, progettano le cose in un'altra maniera. Noi abbiamo una lattina di Coca-Cola, abbiamo la lattina di Coca-Cola. Io ho scoperto un mondo dentro le cose ovvie che non controlla nessuno. Uno yogurt al mirtillo fa 6.000 km su un camion. Una lattina di Coca-Cola parte dall'alluminio, dalla bauxite australiana. Una tonnellata di bauxite ne fanno mezza tonnellata di ossido di alluminio. L'ossido di alluminio va in Svezia, partono, fanno un viaggio di 2 mesi, passano 2 oceani e dall'Australia portano questo ossido di alluminio in Svezia perché l'energia costa meno, per ridurre a piccoli spessori l'alluminio. Poi da lì passa un laminatoio in Gran Bretagna ed ecco un altro viaggio, sta in giro 6 mesi, poi la Coca-Cola, c'è lo zucchero che arriva dalla Gran Bretagna, c'è il fosforo alimentare che viene fatto solo in Idaho, c'è il fosforo nella Coca-Cola alimentare solo in Idaho, per tirarlo su fanno tonnellate, migliaia di tonnellate di cadmio, di torio radioattivo per mettere questo fosforo alimentare nella Coca-Cola. Tutto questo disastro mondiale, un anno in giro a fare disastri, arriva nel supermercato, la lattina ci sta 3 giorni, la prendi, bevi e in un secondo la butti via per ricominciare questo giro. Questa è follia. Ecco che perché bisogna aprire un po' lo sguardo, vedere cosa c'è dietro le cose banali. Ed è quella la politica, è quella lì l'economia. Quando senti parlare di economisti non distingue l'economia da finanza. Parlano di spread, di spending review, di banche, di tassi, di debito. L'economia è un'altra cosa. L'economia è reale, sono le cose, come le fai, dove le trasporti, come viaggiano, con che energia viaggiano. Sono 5 miliardi di tonnellate che viaggiano per il mondo con 1 miliardo di tonnellate di petrolio, spargendo 20 milioni di tonnellate di benzene. Ecco qual è il mercato. Il mercato non le dice queste cose, perché quella mattina lì di Coca-Cola avrò fatto 2.000 morti per arrivare qua, in inquinamento, ma ce li paghiamo noi. E allora il mercato racconta delle balle. Quando questi economisti non hanno i concetti, dicono il mercato. Il mercato è finito. Il mercato è il capitalismo. Che è finito, perché il capitalismo non prevede la democrazia. Infatti l'unico capitalismo che funziona è quello cinese, ma se vai a vedere i vertici, chi c'è? I vecchi maoisti, ecco qual è il capitalismo. È un discorso troppo forte, è demagogo questo, e qui potrebbe essere usata questa frase, il contro il capitalismo, è demagogo. Vedi? Dio che ci sai, ci fai la tua voce, la voce di Dio. Per favore, io mi rivolgo a te. Vieni giù. Ma non mandare più tuo figlio. Non abbiamo bisogno di bambini, abbiamo bisogno che vieni giù tu di persona. Questa volta è la preghiera. E allora bisogna cambiare cosa, come fare le cose. Io, perché quando mi dicono chi te l'ha fatto fare? E io dico, a volte ci penso, ma chi me l'ha fatto fare? Ma però io potevo starmene a casa, sto bene.